Capritogli l'audio. Bene, buongiorno a tutti. Cominciamo questo terzo webinar di scusate, ok, questo terzo webinar oggi sempre per parlare di consulenza sociale di cura, parleremo del settore specifico, parleremo della scrittura terapeutica autocreativa. È qui con noi Gabriele Zen, che è l'ideatore di questo metodo registrato. E direi che rispetto alle altre volte in cui abbiamo affrontato in modo specifico, approfondendo il più possibile, anche in un tempo così ristretto, questo particolare approccio che ci vede essere dei consulenti sociali di cura, spiegando anche che cosa significa per noi essere consulenti sociali di cura e anche come siamo arrivati a declinare questo modello in altri i metodi specifici applicati a target, per esempio. La volta scorsa abbiamo parlato di autori di violenza, ma l'abbiamo applicato anche ad altri target specifici. E anche come in questo caso, nella giornata di oggi, usando strumenti specifici. Anzi, vorrei che magari Gabriele Zen partisse proprio da qui, cioè dal ribaltare la questione. Noi siamo arrivati al modello CSC, grazie alla sperimentazione che Gabriele aveva fatto precedentemente, proprio utilizzando le scritture, arrivando a declinare un metodo specifico e anche molto, molto innovativo, tutt'oggi, nonostante abbia già degli anni di lavoro alle spalle. Bene, io direi, partirei direttamente su questo perché il tema è abbastanza ampio, per cui non voglio rubare tempo alla chiacchierata con Gabriele che è qui con noi. Vi ricordo che abbiamo i nostri testi pubblicati in self-publishing nel sito edizionilibere.socialnet.it, il manuale specifico, quello di base, che è proprio consulenza sociale di cura. Il testo, anche manuale di scrittura autocreativa di cui parleremo oggi e molti altri che trovate sul sito. Aggiungo che la nostra agenzia, oltre a fare tantissime cose, si occupa anche di formazione e ricerca. Il sito specifico in questa direzione si chiama socialinformazione.it. Vi annuncio la particolarità di sviluppo di questo 2021, che sono i corsi di specializzazione per la cura sociale dell'identità e quello che noi chiamiamo l'innovazione nel lavoro clinico. Ecco, questi sono i nostri corsi di specializzazione e vista anche la contingenza, stiamo utilizzando moltissimo le tecnologie anche noi, anche se le usavamo anche prima, ma magari in maniera un pochino più ibrida rispetto a quello che facciamo oggi. I corsi sono quindi anche a distanza, e possono essere così anche più realizzati in modo anche un po' più su misura rispetto alle esigenze di tutti. Quindi se avete voglia di saperne di più potete anche chiamarci direttamente perché le cose che facciamo sono tante e non voglio dedicare troppo tempo a questo aspetto. Partiamo subito dal quesito, Gabriele. Facci capire perché siamo arrivati qui. Allora, ben arrivati. Innanzitutto io vi faccio una proposta, chiaramente la potete accogliere o meno, siamo pochi, quindi se volete possiamo fare una chiacchierata anche coinvolgendovi su quelle che sono le peculiarità, no? Poi di quello che sarà il nostro ragionamento. La prima domanda che io da professionista della scrittura, oltre che assistente sociale, mi pongo e se si possa dire che esista una scrittura terapeutica. Questo è un termine, a mio avviso, che è stato abusato, lo è tuttora,
per cui molto spesso si sente in giro parlare di scrittura terapeutica, nel senso che la scrittura di per sé fa bene a chi la usa. Questo è un pochino quello che possiamo nella realtà sentire e lo sentiamo da tutti. Da qui a dire che la scrittura sia terapeutica, io diciamo dissento. Quindi esiste un'idea secondo cui la scrittura fa bene. Perché fa bene la scrittura? La scrittura innanzitutto ha una caratteristica propria dello strumento stesso, che è quello di dover rallentare il tempo. Nel momento che si rallenta il tempo, l'uomo rincontra quello che è un processo di ricerca di sé, di una meta-riflessione in cui si riconcentra nel rimettere in fila le esperienze che scrive. È sufficiente questo per poter dire che la scrittura è terapeutica? No. Perché dico questo? Perché ho attraversato le tre scritture, le ho studiate approfonditamente, sono formato in scrittura autobiografica alla Libera Università di Anghiari, sono autore di un romanzo, quindi conosco approfonditamente anche la scrittura creativa e ovviamente conosco il diario. Vorrei con voi affrontare queste tre forme, chiedendovi, se qualcuno vuole rispondere, se ha mai utilizzato una di queste. Il diario, immagino ognuno di voi lo può aver fatto quando era adolescente. C'è qualcuno gli va di dire qualcosa? Tutto tace. Il diario ha una caratteristica. Il diario nasce come un processo di ricostruzione del presente. Infatti il diario è un uso giornaliero della scrittura. Vi si può fare la lista della spesa, come elencare le problematiche che abbiamo. Ha comunque a che fare con un uso intensivo della scrittura limitata al tempo presente. Io dico era perché oramai i tempi sono mutati, era una tipologia di scrittura tipicamente adolescenziale perché aiutava i ragazzi a fare chiarezza sul loro presente, ci aiutava a ridare senso alle esperienze avvenute solo pochi giorni prima, era uno specchio. Il diario era un modo per iniziare a costruire un'identità. Posso dire con una certa franchezza che ad oggi il diario, secondo me, non è più una scrittura che può essere di un'età della vita. Ma il diario ad oggi lo può fare chiunque, vista la difficoltà, come noi partiamo nei nostri assunti della consulenza sociale di cura, a creare e mantenere un'identità. Per cui il diario oggi probabilmente è una pratica che potrebbe essere riservata a qualsiasi tipo di persona appartenente a qualsiasi età. Passiamo quindi alla scrittura autobiografica. La scrittura autobiografica, invece, è una modalità, è probabilmente una delle scritture più antiche. È quella scrittura per cui una persona, si mette in testa di scrivere la propria vita. È una scrittura, che nasce probabilmente dal bisogno di lasciare qualcosa ai propri posteri. Può nascere dal bisogno di riconciliarsi davanti a Dio, può nascere da un bisogno narcisistico di dover mostrare ad altri chi siamo. La scrittura autobiografica, quando l'ho conosciuta io tanti anni fa,
era quasi un tipo di scrittura che doveva essere conservato, perché oramai in disuso. Del resto, pensiamoci bene, chi andrebbe mai a leggere la vita di un perfetto sconosciuto? Forse interessano le vite delle persone che hanno una fama internazionale, che poi non sono autobiografie ma biografie professionisti, ma le scritture di una persona qualunque non interessano generalmente a nessuno. Ecco, la scrittura autobiografica, io vi dico che a noi professionisti invece dovrebbe oggi interessare tantissimo, perché quel processo che le generazioni un pochino più stagionate come le nostre avevano insito, che è quello di ricorro ai miei ricordi passati per tentare di farvi un ordine e per quindi risignificare le mie esperienze alla luce del presente, ecco, le generazioni presente questo pezzo in molti casi non ce l'hanno. Per cui mancano, comunque, vivendo in un continuo qui e ora, in un continuo presente, non riescono a rimettere insieme i tasselli del puzzle della propria esistenza. Ecco, la scrittura autobiografica può essere molto utile quindi anche per ragazzi giovani, in cui si approcciano in questo uso nel tentare appunto di mettere in fila eventi e cercare in questi una conseguenzialità. Quindi, come vedete, la scrittura autobiografica, a mio avviso, riprende un certo fascino, riprende un certo senso, riprende per noi professionisti, a mio avviso, uno strumento utilissimo. La scrittura creativa, invece, è una cosa diversa. Ascolta, ti blocco un secondo perché capisco che magari io e te ne abbiamo parlato sempre parecchio, ovviamente, di scrittura, e io non sono sicuramente il tecnico esperto che sei tu. Però, così, una prima sollecitazione che ho avuto da subito e che riporto anche qui per chi si avvicina adesso all'idea di usare le scritture anche professionalmente, è stato il mio ripensare all'utilizzo che ho fatto nella mia giovane età del diario, no? Quando hai parlato del diario, io mi sono rivista, io ho ancora tutti i miei diari in cantina che non ho buttato, perché ai miei tempi era addirittura normale regalarsi il classico diarietto con il lucchetto, la chiave da chiudere. È un'immagine bellissima, secondo me, no? È stata per tanto tempo nella mia vita e penso anche nella vita di moltissime persone che hanno vissuto forse la nostra generazione o comunque quel momento storico, quella possibilità di comunicare che avevamo con noi stessi, no? Avevamo, e poi ce lo scambiavamo, magari all'amica migliore gli facevamo leggere qualche pagina e poi la richiudevamo col lucchetto, a tutte le età, non, sin da piccoli per poi diventare sempre più grandi. Devo dire che è stata una grande palestra per me, come per molti che conosco molto bene, poter scrivere di se stessi a se stessi, potersi rileggere anche in piccoli segreti che ci si raccontava da soli, ci si diceva di tutto attraverso il diario. Quindi un po' lo spolvererei anche in questa dimensione, per quanto oggi ovviamente la comunicazione sia basata su strumenti molto diversi dalla scrittura segreta dentro, sulla carta, dentro un cassetto. Però ecco, la rimetto lì così come una riflessione importante da riportare anche in questa dimensione professionale. Così come la sollecitazione che hai dato prima sulla scrittura autobiografica, cioè mi aggancio un po' al discorso dello scrivere un diario parlando di se stessi, però invece di scriverlo per se stessi, lo si scrive per gli altri, no? Perché altri possano essere partecipi della tua
della tua storia. È chiaro che questo aspetto è quello che così lascia, apre un fronte completamente nuovo di fronte all'utilizzo delle tecnologie che facciamo oggi, perché sappiamo, no, quelli che sono i famigerati social, in che direzione ci hanno portato, nacquero un po' come, no, il blog attraverso cui noi potevamo scrivere di noi stessi e raccontare in itinere la nostra vita, per poi ritrovarci invece così, in un calderone, in un pentolone di migliaia di storie di tutti, che sono spesso anche non storie, non so, voglio lasciarlo così come uno spunto. Però ecco, ti invito ad andare avanti, era solo per lasciare delle riflessioni, magari le riprendiamo dopo. Grazie, Sabrina. Dicevo, quindi il diario è caratterizzato, come abbiamo detto, da un qui e ora, la scrittura autobiografica è caratterizzata dal tema della memoria, nel senso che la persona va a riprendere quelle che nel momento in cui scrive sono le sue memorie. La scrittura creativa è tutt'altro. La scrittura creativa si discosta dalle due precedenti tipologie perché è veramente e in tutto e per tutto una scrittura per altri. La dimensione ve lo dà per esempio il fatto che se voi andate a prendere un romanzo settecentesco, ottocentesco, risentirà dei gusti del periodo storico. Avremo dei romanzi descrittivi. Avremo dei romanzi con poco dialogo, avremo dei romanzi in cui il gusto rispecchia quello dell'epoca. Oggi, per esempio, i nostri libri, la narrativa che acquistiamo è fatta di due caratteristiche: continui colpi di scena, una scrittura per immagini e tanti dialoghi. Perché questo? Perché noi ci siamo oramai abituati alla televisione, per cui anche un libro deve essere scritto come se noi riuscissimo a vedere uno schermo. Pertanto, la scrittura creativa è l'insieme delle tecniche che una persona che la pratica deve conoscere per imparare a scrivere per altri. Si tratta quindi di avere ben chiaro fin dall'inizio, prima di scrivere, chi è il personaggio, in che tempo è ambientata la propria storia, capire qual è il luogo dove il personaggio vivrà, avere tutta una serie di elementi per cui chi scrive saprà già dove mettere il climax, inteso come l'apicalità della storia. Quindi tutta una serie di elementi che chi scrive conosce e costruisce nel miglior modo possibile per mantenere una suspense, per saper dosare quelli che saranno i colpi di scena della storia. Quindi l'obiettivo è quello di stupire il lettore. Capirete che la scrittura creativa ha sempre quindi un personaggio, un eroe, quindi un alter ego, possiamo dire, di chi scrive. Andiamo quindi a questo punto a chiedersi un elemento. Quale di queste tre scritture sarebbe quella terapeutica? A cosa si riferiscono quelli che parlano tanto di scrittura terapeutica? Al diario? Alla scrittura autobiografica? Alla scrittura creativa? Ognuna di queste tre scritture, se trattata singolarmente, presenta dei limiti. Il diario rischia di diventare un rispecchiamento continuativo dell'individuo che dà molto spesso adito ad un autoinganno, ovvero la persona, non avendo feedback esterni, tende a raccontarsi e a vedere quello che vuole, precludendosi pertanto un'evoluzione di alcun tipo, anche perché se io sono davanti a uno specchio, continuo a fare
specchio, specchio delle mie brame. E nel caso del diario non c'è neanche lo specchio a rispondermi. Per quanto riguarda la scrittura autobiografica, il limite intrinseco, anche questo è legato al fatto che si ferma al presente. Manca totalmente una progettualità, perché in questo caso io prendo e vado a narrare soltanto fatti del mio passato. Oltre, vabbè, ad avere la problematica che io dico anche croce e delizia, no? Perché poi alla fine la scrittura autobiografica serve per risignificare il proprio passato, però veramente io il mio passato, in quanto memoria, me la posso organizzare e raccontare assolutamente come voglio, perdendo, se desidero, anche qualsiasi forma di oggettività rispetto a quelli che furono i fatti reali. La scrittura creativa. La scrittura creativa, a me è quella che ha stupito di più, perché dico che ha un potenziale che le due altre scritture non hanno, per il semplice fatto che chi la pratica pensa di usare la fantasia e in parte la utilizza, ma è quella scrittura che consente di mollare completamente gli ormeggi, scrivere quello che realmente si vuole, abbandonando ogni forma di inibizione che è legata alla persona che la utilizza. Perché tanto lo scrittore dice, tanto non sono io, è il mio personaggio, e quindi si permette di fare quello che vuole. La scrittura creativa, a questo punto, ha un limite, anche lei, che è quello appunto della non consapevolezza di quello che si sta operando. Perché chi scrive, ripeto, lo fa per altri e pensa di fare una creazione totalmente nuova. Nella realtà, poi, chi scrive, scrive di un lato di se stesso. Qualsiasi autore scriverà soltanto di quello che può scrivere in quel momento, ovvero un tema nel quale si rispecchia, un tema che deve trattare, una paura da esorcizzare, ma lo fa tramite un racconto e quindi pensa che non gli appartenga. La chiamano ispirazione, ma non è ispirazione, è semplicemente il bisogno di rispondere a un proprio bisogno, che prende forma in una forma artistica. Non è quindi che una forma di elaborazione. Chiaramente noi stiamo parlando di uno scrittore che non fa questo di mestiere, okay? Quindi non parliamo del ghostwriter che scrive in maniera tecnica e basta, andando a incrociare i dati. Parliamo di qualsiasi persona che si occupa di scrittura creativa in maniera non professionale. E quindi voi capirete che la scrittura ha queste due peculiarità per il professionista. Aiuta, qualora la si utilizzasse con il nostro cliente, tramite la scrittura creativa, a dare la possibilità alla persona di introdursi a un mondo fantastico, o meglio, gli dà la possibilità di staccarsi da quelle che sono tutte le sue forme inibitorie che non gli consentono di andare avanti. Nel caso dei ragazzi in cui abbiamo a che fare con una problematica seria delle nuove generazioni a fantasticare, la scrittura creativa può essere un modo che gli si offre per potersi introdurre a questo tema che, ripeto, a mio avviso nelle nuove generazioni latita. Aiuta nel caso della scrittura autobiografica, anche nell'uso del diario, in un processo di ricostruzione di sé. Questi sono i due elementi cardine che, se un professionista conosce bene la scrittura, può utilizzare con le persone che ha di fronte. Vorrei a questo punto passare a quello che è l'architettura della scrittura autocreativa.
Allora, ci sono due elementi che dobbiamo tenere presente nella scrittura autocreativa. Il primo, Scusa, prego. Gabriele, prima potresti dirci come sei arrivato tu alla scrittura autocreativa, no? Diciamo che la padronanza delle scritture da parte tua ti ha portato a sperimentare un percorso per raggiungere quello che oggi tu chiami con disinvoltura la scrittura autocreativa, giusto? Allora, la scrittura autocreativa è il frutto di un'esigenza che dovevo, lavoratorio che dovevo fare all'interno di una proposta lavorativa che nasce così. Ovvio che ho incrociato il mio sapere di professionista del sociale con il mio sapere di professionista delle scritture. Mi era stato chiesto di fare un laboratorio con la scrittura presso il centro per l'impiego. Quindi avrei dovuto sottoporre le persone che arrivavano, quindi delle persone disoccupate, a una serie di incontri tramite la scrittura. Analizzai pertanto il target. Il target aveva proprio la caratteristica di aver perso un elemento fondamentale che era quello dell'identità sociale, il lavoro. Pertanto mi chiesi come potevo utilizzare la scrittura senza che questa diventasse pericolosa. Se io avessi fatto un processo di autobiografia, probabilmente puro, probabilmente in fondo avrei avuto una serie di impiccati perché mi avrebbero parlato di quanto era bello lavorare e di come avevano perso il lavoro e finivano impiccati. Giusto per dirlo con un tono molto, molto divertente. Anche perché erano disoccupati ed erano un gruppo ibrido, misto, no? Composto da tante tipologie, anche di nazionalità diversa, di provenienza diversa, insomma, chiaramente erano comunque tutte persone disoccupate che avevano bisogno di lavorare per vivere. Quindi io feci, così vi racconto anche come è strutturata la scrittura autocreativa, feci innanzitutto, strutturai una carta d'identità in ingresso. La carta d'identità è uno strumentino deputato dall'autobiografia che funziona un po' così. Io sono e la persona risponde. Io non sono e la persona risponde. Io sono, io non sono, io sono, io non sono. Poi andiamo a io vorrei, io desidererei, io ho paura di, io non ho paura di, cosa cambia come volete, nel senso io faccio una struttura più o meno di questo tipo, io sogno. Questa carta d'identità in ingresso mi dava la dimensione di come stessero queste persone quando arrivavano al mio laboratorio e stavano male. Poi strutturai i primi tre incontri su un'autobiografia, però un'autobiografia che per l'occasione era piegata all'esperienza lavorativa. Quindi il racconto di quello che era il mio primo lavoro, quindi gli studi, la figura del mentore, chi mi aveva insegnato a. Fino ad arrivare al conflitto, perché ognuno di loro aveva un conflitto, che nel caso loro era per alcuni era legato alla persona che li aveva buttati fuori, quindi persone licenziate, gente che ce l'aveva con il supermercato che li aveva buttati fuori, movimenti brutti da parte dei capi, forme di mobbing. Quindi con una scrittura di questo tipo, che poi io strutturavo tramite una lettera, gli facevo attraversare il tema della rabbia. Dopo la rabbia si arrivava quindi a iniziare a percepire un'emozione che era diretta a una persona specifica. Quindi
che si poteva in quel caso trasformare in una forma di perdono. Questo è il tema della lettera. Accanto a questo io facevo un lavoro parallelo che al di là di isolare la persona soltanto con la sua problematica lavorativa, la mettevo anche in relazione alla sua famiglia. Cioè, per me era importante capire se la sua famiglia di origine, nel caso fossero giovani, o la famiglia che avevano costruito, c'era e come c'era. E quindi, tramite un'altra lettera, li invitavo a chiedere aiuto, perché alcuni non avevano mai chiesto aiuto, alcuni non erano in grado di parlare. Quindi enormi silenzi imbarazzanti con i familiari, a volte perché si pensa di non essere ascoltati e a volte perché si pensa che in quanto uomo io devo stare zitto e non devo far pesare il mio dramma esistenziale perché mi sento pure un fallito. Quindi questa è la prima parte di autobiografia che io avevo in qualche maniera organizzato in modo da toccare queste che sono poi le apicalità, no, di quando si fa una clinica sociale, perché attraversano il percorso di vita della persona, andando però a far capire alla persona quelli che sono i conflitti aperti, quelli che sono le risorse perse. Era possibile addirittura in questi percorsi fargli individuare quelle che erano le ridondanze. Per ridondanze intendiamo quei comportamenti ripetitivi che loro mettevano in atto e che magari in questo ambito li allontanavano dal lavoro. Quindi, come mi pongo ad un colloquio? Arrivo terrorizzato con l'ansia da prestazione, penso di essere l'ultimo, trasmetto questo e poi tutti i colloqui mi vanno male. Quindi mi si crea un po' il loop di dire non sarò mai in grado di superare, per fare un esempio, eh. Però in molte situazioni abbiamo avuto la possibilità proprio di vedere come determinati vissuti rendessero anche la vita lavorativa complessa, in quanto appunto travagliata da conflitti che la persona, neanche, non era neanche consapevole. Quindi, questo era il primo pezzo. La persona, arrivata a questo punto aveva chiaro chi gli aveva fatto del male, tra virgolette, quelle che erano le sue responsabilità in termini di ridondanze di cui mai si era presa cura e quindi quali erano le azioni che poteva cambiare nel futuro, e quindi aveva chiaro quelle le persone che lo potevano aiutare. A quel punto io le dirottavo da una parte completamente diversa. Ovvero gli spiegavo nel giro di una ventina di minuti le tecniche della scrittura creativa. E ovviamente per farvi capire ve le dico anche a voi. Le tecniche della scrittura creativa sono quelle che in inglese vengono chiamate le 5 V, ovvero chi è il protagonista, dove è ambientata la storia, quando è ambientata la storia, come, quindi come si svolge la storia, ma soprattutto il perché. Ci soffermeremo su questo. Il perché della storia, nella scrittura creativa, ha a che fare con il conflitto che deve attraversare il protagonista per arrivare a un cambiamento. Ecco, io gli facevo inventare. Io in scrittura autocreativa gli faccio inventare quelli che sono questi quattro elementi, ma gli chiedo, quindi loro danno un nome fantastico al loro protagonista che è uomo, donna, cane o quello che vogliono. Possono ambientarlo su Marte come nella loro città di origine, possono ambientarlo nel 1200 come nel futuro più estremo, quello che vogliono. Però il protagonista dovrà superare un conflitto che è quello della persona che sta scrivendo. Qui abbiamo il ribaltamento. Io mettevo in condizione la persona praticamente di inventare tutto in una storia completamente nuova, ma gli chiedevo di scrivere del proprio conflitto. Ecco qui io penso che è avvenuta la magia.
perché se io affronto le mie problematiche e le affronto con il nome Gabriele, io vedo sempre quella che è la mia vita e i miei problemi. E ci ricasco e vedo che forse non ci sono soluzioni. Mentre se io vado ad affrontare la mia storia e il mio conflitto con un nome immaginario in un luogo completamente diverso, le mie possibilità diventano enormi, perché ho tutto a portata di mano. Queste persone riuscivano pertanto a scrivere dei racconti meravigliosi, dei quali non si rendevano neanche conto di essere stati in grado loro stessi a poter fare un'opera di questo tipo. Dopo aver letto i racconti davanti agli altri, si arrivava quindi a una fase in cui la persona da sola andava a analizzare le potenzialità che aveva tirato fuori il suo eroe. Come aveva fatto il suo eroe a superare il conflitto? Incredibilmente, l'eroe aveva trovato soluzioni che lo scrivente non conosceva. Questo poi veniva confrontato con gli altri membri del gruppo, quindi c'era un lavoro di scambio, ognuno faceva da specchio all'altro, quindi un potenziamento all'interno del gruppo. Il famoso empowerment era reale. Il tutto si concludeva quindi con i buoni propositi che la persona si poteva scrivere per poter finalmente attivare il processo di cambiamento che l'eroe nel suo racconto gli stava suggerendo. Si chiudeva con una carta d'identità in uscita, che era praticamente essere identica alla prima, e quindi io andando a confrontare la prima e l'ultima avevo l'indice di come era andato il processo. Io questa roba l'ho fatta per circa 5 anni su oltre 300 persone, ho 300 quaderni, è stata un'esperienza meravigliosa e vi dico che funziona perché riesce a superare i limiti delle tre scritture, ma soprattutto è guidata dal modello della scrittura della consulenza sociale. E in effetti l'abbiamo poi utilizzata, ovviamente questo è un esempio di come è stato applicato in quei percorsi, con quei gruppi, con quel target, eccetera, ma Gabriele è con noi, la sta applicando su tanti altri versanti, in altre condizioni, anche molto più precarie, oserei dire, per esempio a distanza, dove insomma non è semplicissimo chiaramente avere le stesse restituzioni, se non altro di vicinanza e di relazione, no, tra le persone, perché voi immaginate quanto si crei ecco, un'atmosfera, un'aria diversa nel momento in cui si sta seduti insieme a fare questo tipo di lavori. Vi posso dire che io ho partecipato le prime volte ai gruppi con le famiglie, con i caregiver di malati rari, e queste persone sono talmente innamorate di questi momenti comuni da aver desiderato poi anche dopo, quando non è stato più possibile incontrarsi, di continuare a stare insieme a vedersi, perché ecco, la scrittura li aveva portati dentro altre dimensioni, li aveva portati a riconoscere aspetti di sé che forse nemmeno avevano mai consapevolizzato a quel livello, rinforzando fortemente la loro capacità di risoluzione delle problematiche. Pensate che stiamo parlando di persone con delle problematiche familiari molto gravi, tra l'altro, di propri figli, tra l'altro. Quindi insomma devo dire che quando Gabriele dice molto potente, direi che è più che potente, cioè il modello guida e caratterizza il modello
ti dà la forza professionale di essere comunque dentro dei confini di metodo molto importanti. Nello stesso tempo, lo strumento rinforza ulteriormente questa opportunità di arrivare ad ottenere dei risultati diversi, e devo dire, insomma, sono risultati, come dice Gabriele, a volte un po' magici, no? Sia per noi che per loro. Aggiungerei una piccola cosa. Qualora decideste di iscriversi al nostro master specialistico sulla scrittura, avete la fortuna di fare soltanto quello che ha senso fare. Perché io per arrivare a questo ho studiato sulla scrittura probabilmente minimo 7 anni, perché ho dovuto prendere e arrivare a fondo di qualsiasi scrittura per possederla in tutto e per tutto. Ora, noi ovviamente vi diciamo, la scrittura voi la dovete attraversare, però non vi dovete andare a fare 3-4 anni di autobiografia, perché non serve. Non vi dovete fare 3-4 anni di corso di scrittura creativa, perché non serve, per le finalità che avete, perché sono riuscito a condensare il tutto in questo modello. Quindi questa io penso sia un'opportunità non da Sì, poco. un'altra opportunità fondamentale è che percorrendo il percorso formativo si lavora anche tanto su se stessi. Si fa anche un percorso profondo su se stessi, da professionista, da persona che si mette in gioco dentro le relazioni d'aiuto, perché noi poi faremo questo, facciamo questo in pratica, e quindi si esce anche con un'altra strada, un'altra opportunità in più, no? Averlo usato su se stessi aiuta anche a rivedersi da professionisti nelle dimensioni delle relazioni d'aiuto, che, come tutti sappiamo, sono sempre relazioni molto complesse, molto difficili, non standardizzabili e spesso anche giocate in solitudine. Ecco, quindi anche qui un'opportunità in più male non fa. E quindi, Gabriele, questa è una scrittura terapeutica. E quindi riteniamo di poter dire che la scrittura tua creativa è una scrittura terapeutica. Ha un'architettura specifica che supera i limiti intrinseci che ogni scrittura possiede naturalmente se fruita singolarmente, per cui chi la propone padroneggia tutte le scritture con consapevolezza ed è inoltre guidata da un modello di cura specialistica che orienta il professionista e conseguentemente chi la fruisce. Tratto dal manuale di scrittura. Per autocitarsi. Avete Esatto, Gabriele Zen qui davanti a voi, dopo anni di sacrifici, è riuscito a portare a compimento quello che era un po' il suo sogno, quello di poter essere concreto nelle risultanze dei percorsi di aiuto che si mettono in atto, giocati non solo individualmente, ma anche nei gruppi di varia tipologia. Poi quando ci siamo incontrati, io sono rimasta illuminata da queste sue riflessioni, molte si integravano con delle riflessioni che avevo fatto anch'io, e quindi dopo abbiamo scritto il manuale, Consulenza sociale di cura. La realtà è che prima è arrivato il manuale di scrittura autocreativa, che è a tutto tondo una scrittura terapeutica. Ecco, abbiamo fatto veramente una sintesi molto 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 mignon, altrimenti non parleremmo di fare un percorso di specializzazione ulteriore, oltre la consulenza sociale di cura, per parlare ed esercitare la professione anche attraverso le scritture. Riteniamo che in questi gruppi di formazione ci siano anche delle grandissime opportunità di integrare le proprie conoscenze, di portarle all'interno di questo percorso per poter ibridare ulteriormente le esperienze che abbiamo già fatto in questi anni noi. E quindi, insomma, vi invitiamo a diffondere, a creare un po' di interesse, un po' di gruppo attorno alle cose che abbiamo fatto fin qua,
adesso così li abbiamo un po' sintetizzate in tre momenti webinar, questo è il terzo. Riteniamo ce ne saranno degli altri e non solo, abbiamo anche la possibilità di rimettere in forma molti contenuti che abbiamo elaborato in questi anni e anche molti video che abbiamo realizzato nei nostri percorsi formativi in giro per l'Italia. E queste pa parti di questi lavori saranno disponibili anche sul nostro canale YouTube a breve, in modo che si possano comunque continuare a diffondere anche come così, pillole di esperienza, pillole di conoscenza, pillole di realtà, perché riteniamo insomma che sia una parte di lavoro che non si può tenere chiusa in un armadio, in un cassetto. Il nostro dovere è anche quella di diffonderla e di dare delle opportunità ad altre persone di ottenere questi risultati, anche ad altri professionisti di mettersi in gioco con strumenti nuovi e diversi e non i soliti che abbiamo sentito nominare in questi anni, insomma. Così abbiamo la presunzione di essere un po' degli innovatori in questo senso, vero Gabriele? Speriamo. Bene, se avete domande. Allora, io toglierei un attimo la condivisione, così. Scusate, ma. Ecco. Eccola qua. Benissimo.